Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video e non ci credo, lo sto per dire, benvenute in un nuovo Get Ready With Me, che non ci posso credere, è da tantissimo tempo che non faccio un Get Ready With Me e voi me lo chiedete da tantissimo altro tempo e veramente scusatemi, ma se mi seguite sapete com'è andata col trasloco, con le 3000 cose da fare, la mia sedia scricchiola tantissimo e ho avuto davvero davvero tantissimi problemi raga, quindi scusatemi, scusatemi davvero e oltretutto faccio questo Get Ready With Me con un brufolo che è una meraviglia. C'è da dire soprattutto una cosa importante, questa che vedete non sarà la mia postazione make-up, perché io adesso qui sono sulla mia vanity, magari dopo a fine video vi faccio vedere come mi sono sistemata per adesso, per questi giorni, ma non è assolutamente la mia postazione definitiva. Sto finendo di fare, proprio oggi infatti andiamo a ritirare lo specchio che ho fatto fare su misura per la camera da letto e appunto come dicevo la mia postazione make-up sarà di là, quindi in camera da letto e è pazzesca, è gigantesca, è veramente bellissima, anche perché calcolate che cioè in bagno secondo me tenere i trucchi in bagno non è nemmeno il top perché per l'umidità, per il caldo, poi truccarsi in bagno dove di solito non c'è un condizionatore, cioè anche no, e noi invece stiamo per installare i condizionatori in tutta casa, ma ovviamente non nei bagni. E quindi ovviamente se devo fare anche, ovviamente registrare anche dei video con il condizionatore è diverso rispetto che registrarli in bagno col caldo, magari chiusi come in questo momento che ho di là Ale che dorme perché è molto presto e è un vero casino perché fa caldo, raga, fa caldo. Comunque, se mi vedete ancora a macchie è perché ancora definitivamente non sono riuscita a gestire completamente questa benedetta fake tan, ma datemi tempo che sto facendo. Ah! Non so che scalcia. Aia, vuoi partecipare, amore? Dici, ogni tanto sembra veramente che ho un alieno in pancia. Come ricordo che è la mia piccola e tenera figlia. Madonna Zoe, calmate, placate, muore di mamma, mi stai ammazzando. Forse perché mi sente parlare, eh sì, oggi mi sente parlare per la prima volta, evidentemente si è agitata un attimo. Comunque dicevo, devo insomma prenderci ancora la mano questa benedetta fake tan e mi fa morire anche il fatto che comunque anche riguardo come si chiama, anche il colore devo ancora essere più brava a farlo e non solo, perché non so se lo vedete ma io ho le unghie nuove che ho fatto da sola ed è Polygel, quindi anche qui devo un attimo saperle fare meglio perché era proprio la mia primissima volta che me le facevo col fornelletto e tutto quanto e non essendo pratica ovviamente non, cioè è stato strano per me farmele da sola, però mi piace il risultato che è venuto sinceramente parlando, mi piace molto, mi piace come sono venute, mi piace la lunghezza, anche se magari devo prendere un po' più di confidenza e magari riesco a farle anche più lunghe come piacciono a me. Però mi piace anche lo smalto che ho trovato appunto per gel, mi piace tantissimo perché è super glitteroso, super bello, quindi insomma nel complesso sono contenta di come sia venuto alla fine, non è male. Oltretutto in questo Get Ready finalmente posso farvi vedere all'opera le cosine che avevo comprato da Sephora, che vi avevo detto, ah, ho comprato queste cose da Sephora, poi ve le farò vedere in un Get Ready. Sono contenta anzi di farvele vedere oggi in questo Get Ready perché le ho testate, quindi posso dirvi anche che cosa ne penso. Oggi, come vi stavo dicendo, appunto abbiamo questo grande evento per il fatto che ho fatto questo benedetto specchione su misura meraviglioso in una vetreria e ovviamente l'ho pagato un po' di più di quello che avrei pagato, insomma, uno specchio già fatto, ma mi servivano delle misure particolari che non trovavo, tipo dall'IKEA, Leroy Merlin, non si trovavano, perché erano delle metrature un po' particolari. E mi servono queste metrature particolari
Perché voi non avete idea del progetto che sto facendo, che è stupendo, di postazione make-up. È una cosa, vi giuro, che voglio da quando sono piccola. Vi giuro, è una cosa proprio che ho sempre voluto, ma per una ragione o per un'altra non sono mai riuscita a realizzarla. E allora, vi dico la verità, anche per un fattore monetario, ve lo dico. Sapete che non mi vergogno a dire certe cose, nel senso, è ovvio che la mia priorità non è me o la cosa di farmi una bella postazione, è ovvio, ho una figlia, adesso ne ho due, figurati se era la mia priorità, però adesso che posso, come si dice, dato che posso farlo adesso invece, che posso fare sia una cosa che un'altra, perché ovviamente se devo decidere tra una cosa per me e una cosa per le mie figlie, ovviamente per le mie figlie, ma dato che sono molto contenta di poter dire di non dover fare questa scelta dopo tanto tempo, dopo tanto lavoro, insomma, è una bella conquista. E poi anche per un fattore di spazi, perché ovviamente a casa dei miei genitori non c'era spazio e quindi comunque a prescindere non avrei potuto farlo. Nella scorsa casa anche comunque non c'era la possibilità di farlo perché comunque era tutto concentrato praticamente in una stanza sola. E quindi non mi sentivo nemmeno di farlo perché, cioè, arrivava un parente, arrivava qualcuno e la prima cosa andava a toccare proprio lì, quindi, cioè, mettere come volevo mettere non era fattibile comunque. E poi la cosa veramente molto molto bella è stata appunto come si chiama? La conquista dell'essermi programmata tutto al minimo dettaglio e insomma, sono felice perché comunque è una cosa che volevo da tanto tempo e non vedo l'ora di mostrarvela, vi giuro, non vedo l'ora, non vedo l'ora che la vediate. Io sono di questa idea. Per me la felicità, una volta che viene condivisa, diventa ancora più grande. Ecco perché io condivido molto della mia vita per scelta. Perché una volta che io sono contenta e sono felice di una cosa e ve la mostro, quella cosa diventa ancora più grande. La felicità aumenta, per me è così. Ogni volta che condivido, per esempio, nel video di ieri c'è stata una persona che mi ha scritto: ma non ne parli un po' troppo della tua vita? No, non condividere tutto. Io non condivido tutto, condivido quello che mi sento di condividere e be cose belle e cose brutte, ma soprattutto quando condivido le cose belle, le condivido proprio perché penso che la felicità aumenti condividendola, non lo so, cioè condividere e al contrario invece quando condivido le cose brutte, perché sono convinta che condividendole un pochino si allevia il dolore. Io sono stata tanto criticata quando ho ripreso, per esempio, quando mia figlia era in ospedale, ma voi non avete idea della forza che mi... Oh, signore. Ah, ok. Ah, voi non avete idea della... Porca miseria, mi sono truccata adesso. Della forza che mi è stata data da parte delle persone che mi seguivano e tutto il resto. Quindi, chiunque ha criticato la mia scelta, che poi si sbaglia quando dici pubblichi tutto, perché io non ho mai pubblicato tipo le parti brutte, quindi quando le facevano determinate cose all'area di esami e roba varia, non l'avrei mai fatto. Però quei momenti così che eravamo tranquille e io lo mettevo online, vi giuro, e giocavamo, ci riprendevamo, era come tornare alla normalità per noi. Cioè, anche Lara, quando io prendevo la telecamera, vedeva la mamma nella normalità, perché per noi questo è normale, cioè sono 6 anni, quasi 7, che io registro video su YouTube ed è una grande passione. Il fatto che sia diventato dopo un lavoro è solo una cosa che, ok, fantastico, ma lo è diventato dopo. Lo farei anche se non ci fosse la monetizzazione, non mi importerebbe niente. All'inizio la monetizzazione non c'era perché non sapevo cos'era. Ah, oddio. Questo è uno degli acquisti. Sephora. Ragazzi, sono senza occhiali. Vabbè, è la matita per sopracciglia, insomma, di Sephora. Mi ci sto trovando abbastanza bene, più che altro mi piace il colore, mi sono appena perso un sopracciglio. È bellino, resiste, dura abbastanza. L'unica cosa che vorrei cambiare, la fine delle mie sopracciglia, però non mi serve tempo per farlo, voglio tirarle un po' più su, solo la fine, che è un trend in realtà che sta andando adesso. Io di solito non seguo mai trend.
Però se è una cosa che mi piace, perché no? Cioè, io non seguo mai le mode, i trend, roba varia, però se capita un trend che penso possa fare al caso mio, perché no? Perché non seguirlo? Perché non provarlo? Il problema delle mie sopracciglia, comunque, è che tendono sul grigio. Però guardate che differenza di colore. Non so come si veda dalla telecamera, però è una bella differenza di colore. C'è stata una conversazione con Ale ieri sera, mi ha fatto morire, che mi fa: ammazza, da quanto tempo è che non ti trucchi col glitter? E tipo io: hai ragione, è da tanto che non mi trucco col glitter. L'è vero? C'hai ragione, però non ho dei buoni glitter attualmente da utilizzare. Cioè, quelli che utilizzavo prima, I really don't like it, sono troppo spessi, sono troppo... Infatti, se potete, consigliatemi una marca di ombretti strapigmentatissimi e con un sacco di brillantini paillette. Ma regà, devono essere proprio una cosa pazzesca. Infatti, non scrivetemi marche che non avete provato, soltanto cose che avete provato, proprio makeup addicted. Ma proprio, regà, devono essere pazzeschi. Cioè, pigmentazione infinita e proprio super, super, super... come si dice, super pigmentati, super tutto, perché ne ho bisogno. Comunque, anche qualche palette se vi va. Che palle sto brufolo qua, è proprio brutto, proprio mezza faccia. Ok, ho messo l'ombretto, adesso ho dovuto aprire la porta, raga, stavo veramente morendo di caldo. E metto il nuovo mascara che ho comprato l'altro giorno di Huda Beauty, raga, lo amo, adesso vedrete la differenza e la noterete, la differenza è pazzesca. Tra 5 secondi ritorno, guardate. Olè, guardate che differenza! Cioè, pazzesco. E ne ho messo anche poco oggi, perché non... mannaggia. Procedo con questo, che voi vi ricorderete perché quando l'ho comprato ve ne ho parlato subito, che è l'illuminante che mi avevate consigliato in tantissime. E capisco perché. È veramente, veramente bello. Ora vi faccio vedere subito l'effetto che viene. Ovviamente è un effetto che deve piacere, eh? Quindi se pensate che sia eccessivo, ci sta. Però a me piace. Cioè, a me se non è eccessivo, non mi piace, quindi... Guardate un po'. Bello, mi piace molto. E poi dura un sacco di tempo. Invece quell'altro che avevo, cioè che ho, non dura niente, però mo vi faccio vedere come li unisco, perché sì, li unisco. Ho detto che per me l'illuminante non deve essere naturale. No, se l'illuminante è naturale, non possiamo essere amiche. Mi sto illuminando, che è una meraviglia. Ok, ora che ci siamo illuminati già qua, mi illumina anche l'arcata sopra gli are, rosa, quella, viene veramente, ma veramente bell'effetto. Non poco di qua e non poco di là. Ok, e una volta fatto questo, ci vado sopra con una buona chilata, signore santo, ci vado sopra con una buona chilata del mio vecchio illuminante di MAC, che però facendo così resiste molto di più. Cioè, adesso magari è un pochino esagerato, però dato che tra 5 minuti già questo di MAC già mi abbandonerà, vi assicuro che l'effetto tra poco sarà super bello. Metto anche un po' di questo qui, che era coso Dallas che ho comprato, che non è malaccio per niente, sono un pochino troppo colorato, quindi lo uso quasi come blush, anche se a me per esempio personalmente non mi piace il blush, non mi piace l'effetto del blush rosa. Cioè, vedo che molte ragazze lo usano, ma a me non mi fa impazzire, sono sincera, non mi piace. E, cioè, mettere del rosa qui, cioè io ho le guance molto rosa, di un colore molto rosa al naturale, cioè lo vado a coprire col fondotinta, che poi faccio, ce lo rimetto? No,
non avrebbe senso. Mi faccio le labbra, ho bisogno di occhiali per rifarmele perché sennò non ci vedo. Ok, primo contorno. Allora, così ho seguito il contorno, quasi quasi vado, quasi quasi le vado da a fare un po' più grosse oggi. Quasi quasi. No, perché quando seguo troppo il mio contorno di labbra mi sembrano troppo piccole. Invece se vado un po' fuori mi piace di più. Ma infatti io prima o poi lo proverò il fill. Io sono sicura. Prima o poi mi ritrovate col filler. Cioè, non così ero io che dici l'animaccia, come fai a parlare? Però, fillerino, piccolino, due punterino, no. Che interessante come cosa. Di quello che si riassorbe poi. Una volta nella vita certe cose vanno provate. No, perché quando si parla di chirurgia estetica, tutti quanti, oh mio Dio! Ma secondo me, io sono super pro alla chirurgia estetica. Cioè, amati, ma se c'è qualcosa che ti fa stare male, perché non migliorarla? Però prima lavora su te stessa, che è molto importante. Allora, raga, questo è il miglior, e non sto scherzando, rossetto del mondo. Il rossetto liquido. Cioè, per me questi di Huda Beauty, vi giuro, non hanno rivali. Raga, assicurato, questi di Huda veramente non c'è. Cioè, Huda, allora io ho sempre utilizzato quella della NYX, tutti questi qua della NYX, per carità, buonissimi, la NYX mi piace tantissimo, però, cioè, questo rossetto di Huda è, cioè, è proprio, va sulle labbra, rimane per ore. Cioè io posso mangiarmi anche un'insalata con un sacco di condimento, di oli, magari insalata, sapete, con i pomodorini che ci metti sopra l'olio e il sale, no? E di solito si scioglie tutto l'olio, non si scioglie manco con quello. Oggi ho un pochino di rovine da fare, quindi mi si deve mantenere un bel po'. Quando dico un bel po' intendo ore. Ok? Ci siamo quasi giorno. Così vi faccio vedere, non taglio questa parte, così vedete veramente quanto ci mette ad asciugarsi, perché è tanto. Però ne vale la pena. In questo momento penso di essere l'ultima persona al mondo che possa parlare di odori, perché essendo incinta comunque, cioè non mi fido nemmeno io del mio olfatto, quindi non so che dirvi, però mi sa tipo de boh, de spray anti zanzara un altro po'. Però questo è quello di Urban Decay, All Nighter. Sì, scusate, sono sempre senza occhiali. E non è male, però, cioè l'odore non è brutto, non è che dicevo, no. Però a me non piace. Però ripeto, potrebbe essere la gravidanza, raga, quindi prendete con le pinze quello che vi dico. Tesori, questo è il risultato finale. Io spero tanto che vi piaccia e spero tanto che vi sia piaciuto questo video. Io sono stata contentissima di registrare finalmente un nuovo Get Ready With Me. Penso che definitivamente il prossimo Get Ready sarà nella nuova postazione e lì sarà tutta un'altra storia. Mamma mia, non vedo l'ora. Sono anni che l'aspetto, non vedo l'ora, e secondo me sarà veramente bello, e ovviamente vi renderò partecipi grazie ai vlog e tutto il resto, quindi poi vedrete, però tanta roba, sono contenta, sono felice. E niente, quindi tesori, noi ci vediamo domani, ore 18, come sta bene, sempre qui, sempre su questo canale, vi voglio molto di bene. Love you!